Ok, eccomi qua. Marco Bonifacio da Bangkok, ecco, devo fare un bel video su Gheddafi, prima o poi andava fatto, insomma anche 10 minuti sono pochissimi, ma insomma, facciamo un riassunto veloce. Allora ragazzi, una volta che voi capite ciò che è successo in Africa nell'ultimo secolo, avete capito tutto. Una volta che venite a sapere veramente cosa è successo, per esempio in Libia, in Congo, in Uganda, in Mali, in Ivory Coast, avete capito tutte le schifezze che hanno fatto europei, americani, vabbè, principalmente inglesi, francesi, americani, anche israeliani in tutta l'Africa. Ma insomma, vi posso garantire che molto presto l'Africa tornerà agli africani, così come l'Italia tornerà agli italiani, è solo questione di tempo. Insomma, parliamo del grande Gheddafi, perché dico con certezza che era un eroe non solo libico, ma africano e addirittura mondiale. Allora, praticamente, ragazzi, Gheddafi quando va al potere in 40, la Libia era una delle nazioni più povere al mondo, stava proprio negli ultimi posti delle nazioni più povere al mondo. Dopo 40 anni con Gheddafi, la Libia aveva raggiunto degli standard di qualità di vita che se li sognavano in Svizzera, in Norvegia, negli Emirati Arabi, in Giappone e nel Brunei, cioè non è proprio comparabile. Praticamente, cioè, per darvi un'idea della tirannia di Gheddafi in Libia, praticamente tasse praticamente inesistenti, tutto, bollette, acqua, luce, gas, elettricità, tutto completamente inesistente, tasse proprio non esistevano, né di proprietà né di circolazione, cose, bolli, cose, perché alla fine, raga, le tasse non servono a costruire le strade, perché anche le opere pubbliche vengono costruite a debito e che le vuoi ripagare. Le tasse servono a ripagare le truffe fatte, cos'è, tipo con i titoli di Stato o con gli interessi da ripagare alla moneta, la valuta presa a debito da banche centrali privati. Quindi il tenore di vita della Libia era allucinante, quindi poi non solo non si pagavano tasse, sanità e studio erano completamente gratuite, sia in Libia che anche all'estero, cioè se tu decidevi di farti la stessa operazione, di curarti all'estero, tutto pagato dallo Stato, studio, volevi andare a studiare in Inghilterra, in America, tutto pagato dallo Stato e non solo, ricevevi soldi qualsiasi cosa facevi, volevi coltivare un campo, ricevevi il campo gratis, i semi e più degli incentivi, ti sposavi, boom, 50.000 dollari a matrimonio, avevi un figlio, 15.000 dollari, cioè ogni cosa che facevi ricevevi soldi e in più, questo lo sanno in pochi, ogni cittadino libico ogni anno quando si facevano i dividendi del profitto del petrolio venduto all'estero riceveva una parte dei profitti equamente divisa tra tutti i cittadini libici. Perché? Perché Gheddafi aveva nazionalizzato tutte le risorse, che è la cosa importante, è la base di ogni economia. Fai un resource-based economy e nazionalizzi le risorse. Ovviamente l'unica cosa che ti manca è avere una banca centrale nazionale pubblica. E infatti la Libia aveva la banca centrale nazionale pubblica prima della missione di pace NATO che doveva salvare i libici, doveva salvare i libici da Gheddafi, che gli mandava cose proprio fuori da questo mondo. Proprio perché ho appena detto il tenore di vita, però a parte, cosa ha questo con ciò che ha fatto Gheddafi in Libia? Ciò che ha fatto in tutta l'Africa, l'acqua che aveva Gheddafi, oltre a darla, ovviamente gratis alla Libia, non esistevano bollette dell'acqua, l'ha portata in tutta l'Africa, compresa il Corno d'Africa, quelli che stanno a morire veramente di fame, e costruito tutti i viadotti dell'acqua, gli acquedotti come si chiamano in italiano, li ha costruiti tutti a sue spese, e lui portava l'acqua al Corno d'Africa, Etiopia, Eritrea, Kenya, che muoiono milioni di persone, tutto a sue spese, non ha chiesto una lira a nessuno, né governi, né cose, niente. È la prima cosa che hanno fatto la missione umanitaria della NATO, primo è stata fare la banca centrale privata, ovviamente con i Rothschild in mezzo, la seconda è stata bombardare, c'è cioè una cosa veramente spregevole, hanno bombardato gli acquedotti che portavano acqua gratis al Corno d'Africa, c'è cioè una cosa che ci sono volute generazioni per costruirla, la NATO l'ha distrutto tutto. La missione di pace è una cosa che quando io l'ho sentito ho detto, ma che missione di pace? Cioè, quelli stanno meglio della Svizzera. Vabbè, andiamo avanti. Quindi poi, però perché il motivo dell'invasione proprio immediata? E questo non lo sanno in pochi. Perché Gheddafi, nel pieno rispetto delle leggi internazionali, stava per lanciare il famoso il
il dinaro africano gold backed, cioè col collaterale in oro, come era esattamente come era il dollaro fino al 71. E ovviamente sta cosa avrebbe buttato giù il dollaro, non tanto il dollaro quanto la Federal Reserve, i Rothschild andavano in fallimento il giorno dopo, perché Gheddafi, esattamente come l'Iran, aveva smesso di accettare pagamenti in euro e in dollaro, perché? Perché è carta straccia. Dice, ok, tu vuoi comprare il petrolio? Lo compri con la mia moneta, il dinaro africano, che è gold bar, compri prima quella e poi con quella mi compri il petrolio, che voglio dire, non c'è. Cioè, la cosa intelligente e non è, uno può dire, non è nemmeno illegale, perché ragazzi aveva tutta la pienissima base legale per poterlo fare. Perché? Perché gli accordi del Bretton Woods, questo non lo dice nessuno, TG5, Rai, BBC, CNN, non lo dice nessuno. Ragazzi, gli accordi del Bretton Woods sono stati fatti nel 1944 e avevano valenza di 50 anni, quindi sono scaduti nel 94. Quindi dal 94, anche se il Mali voleva avviare un gold standard a livello interno, aveva tutta la base legale per farlo, ma Gheddafi voleva fare molto di più. Gold standard africano, banca centrale africana indipendente, cioè pubblica, cioè come dire intestata a tutti gli africani e non privata, e quindi dinaro africano. Cioè ragazzi, questo sarebbe veramente sarebbe stata la liberazione finalmente dell'Africa dalla schiavitù occidentale. E ovviamente la NATO è subito intervenita, perché sennò tutto Rothschild cosa andavano in bancarotta il giorno dopo. Ricordo che Gheddafi fece una promessa al padre quando era giovane, disse: io darò casa, lavoro, anzi meglio reddito e dignità, cioè cibo, a tutti i libici prima e poi a tutti gli africani. Ragazzi, fu capace di mantenere la prima promessa, e la seconda purtroppo non gliel'hanno permesso di fare, perché è partita la missione di pace della NATO, ma lui era questo, con questo avrebbe fatto esattamente col dinaro africano, gold backed, banca africana indipendente, avrebbe veramente liberato l'Africa, cos'è? E questo è importantissimo. Quindi poi, quando gli hanno fatto la guerra, ovviamente gli hanno depredato, ovviamente, sia l'olio, che il D2 libico come qualità, se permettete ne so di petrolio, e il D2 come libico come qualità è secondo, guarda, solo al D2, quello malesiano, per dire, della Petronas, che quello è proprio come qualità il migliore, ma poi viene quello là ed è 100 volte meglio di tutti gli altri, quindi un prodotto. Quindi gli hanno depredato il petrolio, quindi poi tutta la raffineria, tutte le zingarate che stanno dietro. Ovviamente l'oro che serviva da fare come collaterale per lanciare il dinaro africano, ovviamente tutto sparito, quello proprio il primo giorno, la prima cosa anche quella, eh? E anche l'acqua, ovviamente l'acqua, perché anche Israele ha grossi problemi d'acqua e pom, subito hanno messo le mani sopra. E anche ecco, cosa è successo quando hanno cercato di rubare i capitali che la famiglia Gheddafi aveva all'estero, che parlano di 60 miliardi là, 200 là. Sì, è vero, ma ragazzi, Gheddafi questi soldi li aveva messi in banche straniere, ma non erano intestati a lui, erano intestati al popolo libico, quindi incredibile, è proprio un signore, un eroe veramente nel vero senso della parola. E infatti non, erano stato molto più difficili rubarli, perché se sono intestati a una persona, per dire, tu basta che ammazzi tutto lui e tutti i suoi discendenti, come hanno fatto gli americani con Soekarno in Indonesia, con Kennedy, quella cosa là, puoi più facilmente, diciamo così, reclamarli. Invece, quando sono intestati al popolo libico, perché come ho detto prima, tutte le risorse erano nazionalizzate, anche questi soldi erano, diciamo, nazionalizzati, erano intestati al popolo libico, non era così facile da rubare. Infatti, come hanno fatto i soliti trucchetti con, ecco, tipo quello della Zurich Bank International, di metterli come collaterale, cartolarizzare, Security Exchange Commission e tutta la compagnia bella. Infatti, è stato molto più difficile rubarli, infatti, li hanno semplicemente cartolarizzati, e tanto col 101 e voglia fare col 101 messo da Clinton come riserva frazionaria, voglia divertirsi con cose qua. E quindi, perfetto. Poi, quando un italiano parla male di Gheddafi, ti giuro, mi bolle il sangue nelle vene, perché gli dico: tu sei un ignorante, irrispettoso, cafone, cioè ignorante, guarda, non posso parlare. Gheddafi, ragazzi, non avete idea di quante volte ha salvato l'Italia quando stava, che avevi bisogno di un prestito, per esempio, di quelli grossi, nell'ordine delle dozzine di miliardi. L'alternativa era andare al Fondo Monetario Internazionale, che con al 6, al 7%, all'8%. Gheddafi, nel peggiore dei casi, faceva prestiti a interesse zero, come li ha sempre fatti a tutte le nazioni africane, anche in difficoltà e tutto, ma quasi spesso non voleva nemmeno i soldi indietro. Con l'Italia l'ha fatto un sacco di volte, gli ha dato i soldi, non ha mai chiesto i soldi indietro, e si è stato zitto, ha fatto il signore. Non è che veniva in Italia, se ne vantava: ah, io vi do i soldi, è stato veramente un signore. Perché faceva questo? Perché ve lo dico cosa sta dietro. Quando 30 anni fa,
i servizi segreti inglesi, americani e israeliani decisero di far fuori Gheddafi per depredare tutta la Libia, quella cosa che poi hanno fatto nel 2011. Craxi lo viene a sapere tramite i servizi segreti italiani, fa la telefonata a Gheddafi e che si riesce a salvare. E quindi poi ovviamente, ma ve lo dico io, la strage di Bologna, sapete perché fu fatta? Quella fu come ripicca, tutta organizzata dal Mossad israeliano, e fu fatta come ripicca contro Bettino Craxi, che è stato l'ultimo, come Gheddafi, l'ultimo politico italiano che ha cercato di difendere la sovranità monetaria in Italia. E cioè, questo per dirvi come stanno veramente le cose. Poi, un'altra due cose molto importanti. Quelle cose che ha fatto Gheddafi, ma tanti dicono, guarda, ho parlato io personalmente con un libico, mi ha detto questo, beh, ragazzi, vi dico io che è successo. Al-Qaeda, poi finanziato ovviamente dalla CIA e tutto, che fecero? Conquistarono delle caserme della Libia, e quindi che fa? Conquista la caserma, le armi non servivano a niente, quello che gli servivano erano le divise, gli uniformi dell'esercito libico, perché poi si mettevano quelle là e quelli di Al-Qaeda andavano, sparavano nella folla, e tante persone dicevano, ah ma guarda, gli uomini di Gheddafi, i militari sparano sulla folla, invece no, erano quelli di Al-Qaeda che si sono messi le divise, e infatti il popolo diceva, scusa, ma poi che motivo aveva Gheddafi di ammazzare i polli? Ha dato casa a tutti, soldi a tutti, ti sposavi 50.000 dollari, avevi un figlio 15.000 dollari, che motivo? Gheddafi amava il suo popolo, avrebbe dato la vita per il suo popolo e l'ha fatto, e ogni singolo libico avrebbe dato la vita per Gheddafi. Gheddafi andava in giro senza scorta, al massimo aveva bisogno della scorta perché si buttavano tutti addosso ad abbracciarlo, lo amava, ogni singolo di Gheddafi avrebbero dato la vita per lui. Un'altra cosa importante, quella ragazza che testimoniò al processo, che disse, piangendo, ho visto gli uomini, i militari di Gheddafi che hanno tolto la presa della corrente alle incubatrici, ai bambini, ragazzi, quello poi si è venuto a sapere che quella era un'attrice, era la figlia di un diplomatico americano, ovviamente di origini medio orientali, che quindi anche lei aveva una faccia tipo medio orientale, e quindi quella fu pagata per fare l'attrice al processo e dire, ho visto gli uomini di Gheddafi, tutte le solite messe in scena, tutto BBC, CNN, Fox fanno tutte le messe in scena, sempre come adesso in Ucraina, Russia, cosa. E vabbè, insomma, so, ce ne sarebbero tante da dire. Prima che è stato il video, l'ultima battuta, quella dell'amico mio che diceva sempre, africano, Amadine, l'amico mio senegalese che ho conosciuto a Londra, diceva, ragazzi, adesso votare in Africa è facilissimo, basta ascoltare gli americani. Se gli americani dicono quello è uno democratico, bravo, non lo vota nessuno. Se gli americani dicono quello è un bastardo, cosa, votano tutti a lui, quindi questa è la battuta per concludere. E niente, ragazzi, come lo sapete, il mio ebook marcodimarzo.tk, la fondazione della pagina Matt Bonifacio, che per ora sta solo come pagina su Facebook, e vabbè, se volete cose, il sito di Matt, sovranitaindividuale.it. Salve a tutti, le donazioni sono sempre benvenute. Salve a tutti, Marco da Bangkok. Salve.